get great deals at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $4.87 per pound, or 3-ounce packs of wild-caught lobster tail for $4.87 each with digital coupon. Limit 2 packs of steaks and 4 packs of lobster. Also this week, get fresh whole Dungeness crab for $4.97 per pound with digital coupon. Limit 4. Plus, shop the sparkling wine sale and get 30% off all 750-milliliter or larger bottles of sparkling wine. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away, with round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Un cordiale benvenuto ancora questa mattina alla nostra diretta Review su Parole di Vita. È un piacere stare in diretta con voi, perché la presenza del Signore è qualcosa di straordinario che riempie la nostra vita, ma non solo in un concetto generale di vita, ma riempie i nostri minuti, i nostri tempi, i nostri avvenimenti. Qualora noi invochiamo il Signore, lo teniamo al centro della nostra vita, il Signore si manifesta con grandi miracoli. Lo ringraziamo per un nuovo giorno di vita, ringraziamo anche voi per esservi collegati e per vivere insieme questa puntata nella quale parleremo di una tematica che ha attirato la nostra attenzione per la violenza con la quale vengono trattati alcuni bambini, ma non vi anticipo nulla e passo direttamente alla notizia. Dopo alcuni avvenimenti sull'Afghanistan si accende l'attenzione sulle tradizioni popolari che appaiono incomprensibili al mondo occidentale. Una di queste tradizioni è quella dei bakabazi. I bakabazi sono letteralmente i bambini per gioco, minori, maschi, costretti a indossare abiti femminili per essere sfruttati da uomini molto più grandi di loro. Vengono rapiti e ancora adolescenti, adescati per strada, prelevati dalle proprie famiglie, da ricchi e potenti mercenari disposti a comprarli e a mantenerli economicamente. Accade in Afghanistan ed è una pratica atroce, anche se socialmente accettata. È atroce perché ed è accettata perché è protetta dallo scudo della tradizione secolare di quel paese. Sono abusi di cui si parla poco, ma ancora oggi rappresentano un tabù. A commentare la notizia, questa notizia che abbiamo appunto dato, ma in realtà è un po' come accendere i riflettori su un tema già esistente nella cultura appunto afghana, ma questa mattina vogliamo parlarne e fare il punto, anche un punto di vista appunto cristiano, di questo fenomeno insieme al pastore Daniele Pollastella, collegato con noi. Daniele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Pace e benvenuto, grazie per esserti collegato con noi. Ti ringraziamo. Grazie a voi per l'invito, Dio vi benedica. Abbiamo messo i fari. Amen. Abbiamo messo i fari, abbiamo acceso i fari su questa problematica che, come appunto dicevo, ha già da anni e da secoli, insomma, annidata nella tradizione appunto afghana, ma in questi ultimi avvenimenti, in queste ultime situazioni afghane, abbiamo potuto osservare come alcune tradizioni finora tenute a bada, diciamo, dal governo occidentale di pace di questi anni, stanno però mettendo in evidenza di nuovo queste pratiche che mettono a rischio la vita di minori, bambini. Cosa ne pensi, Daniele? Sì, diciamo che è un dramma che purtroppo, dalle notizie che si vedono, manifesta un continuo abuso verso la vita. Questi ragazzi vengono privati della loro identità, vengono privati della loro libertà. E come dicevi poc'anzi, bambini per gioco, bakabazi, per soddisfare la lussuria e la depravazione, ecco, di questi anche uomini potenti che vogliono a discapito, diciamo, di altri, e per soddisfare, diciamo, la loro
sete di immoralità, voglio usare questo termine, sfruttano la vita di questi ragazzi privandoli della libertà di esprimere quello che sono davanti a Dio, dei ragazzi che Dio ha creato meravigliosamente, li ha creati maschi, e quindi non potendo attraverso questi soprusi esprimere la loro identità, vengono oltraggiati. E sicuramente nell'animo, nel cuore di questi adolescenti, di questi bambini, ci sono delle ferite enormi che sicuramente noi ci permettiamo di dire attraverso il meraviglioso e potente messaggio del Vangelo, che il mezzo per lenire queste ferite è la parola di Dio. Amen. Ovviamente ci sono anche dei percorsi che questi ragazzi potrebbero fare venendo strappati da una condizione del genere. Leggendo qualche articolo notavo, e la cosa mi faceva rimanere alquanto perplesso, è che comunque anche le autorità sono invischiate in questo circolo vizioso, diabolico, oso dire, sì, che non permette a questi ragazzi di poter essere liberati da questo laccio che li tiene schiavi, ecco. Sì, abbiamo deciso di parlarne con te, approfittando, diciamo, della tua presenza. Abbiamo messo in evidenza questo tema perché Daniele è impegnato nell'associazione Beth Shalom con i progetti che riguardano appunto il recupero delle donne vittime della tratta sessuale. Questo è stato, c'è stata un'assonanza tra il lavoro di Daniele e del team intero di 72 ore con appunto questa piaga, e ci tenevamo a sentire, ad ascoltare anche da Daniele gli ultimi aggiornamenti riguardo il loro lavoro, che in Italia sta ancora fronteggiando questa grave piaga che vede costrette tante ragazze contro la loro voglia al ciglio delle nostre strade in Italia. Non stiamo parlando di paesi esteri, stiamo parlando della nostra Italia, nelle nostre città, diciamo, come dire, emancipate, ecco, tenere nelle nostre strade donne, ragazze, bambine, costrette allo stesso modo dei nostri bambini oggetto della notizia di oggi, i Bacabazzi, i quali sono costretti a prostituirsi da adulti spietati, i quali vedono soltanto un business a discapito di queste povere anime. Daniele. Se noi come Beth Shalom Onlus, grazie a Dio per questa meravigliosa opera, mi permetto di dire, del quale faccio parte, che il Signore ha messo nel cuore, lo Spirito Santo, attraverso questa meravigliosa visione che ha dato a suo servo insieme ad altri, fratello Gennaro Chiocca, che tu conosci molto bene, certo, per poter operare verso lo sfruttamento delle categorie di ragazze che comunque sono purtroppo schiavizzate sulle strade. E toccando il tema dei bambini, noi grazie a Dio, allora, come le percentuali di minori, sia maschili che femminile, diciamo, in Italia sono basse rispetto a quelle degli adulti. Noi nell'ambito dell'assistenza di Beth Shalom aiutiamo anche i figli delle vittime della tratta e i bambini figli delle vittime di maltrattamenti domestici o vittime loro stessi, praticamente. Spesso questi bambini o hanno vissuto violenza domestica con conseguente anche disturbo del comportamento, quindi dovuti poi con atteggiamenti di aggressività, atti violenti, oppure si chiudono in loro stessi manifestando anche a scuola, pensa un po', un deficit dell'attenzione, ad esempio anche di disturbi dell'apprendimento. Sono bimbi che hanno assistito alle violenze dei padri, compagni, sulle loro mamme, o che magari venivano lasciati a casa da soli in tenera età, di notte e anche con sconosciuti, mentre le madri erano costrette a lavorare in strada.
come Betty Shalom abbiamo fatto anche dei viaggi nel comune di Mondragone, Campania, per verificare la prostituzione minorile bulgara. E c'è stato anche un momento dove diversi criminali sono stati arrestati. C'è anche un articolo che parla dell'arresto di questi orchi, come venivano definiti dal PM, che praticamente sfruttavano questi bambini. Nel mese di agosto ci siamo resi conto che diversi ragazzi minorenni frequentano anche il boschetto di Logoredo, nella zona di Milano, per acquistare sostanze stupefacenti. Siccome lì c'è tanta prostituzione anche nella zona, noi, il nostro desiderio, il nostro agire è proprio pregare che il Signore ci dia la possibilità di continuare ad operare con loro nella loro vita. Non neghiamo che poi per acquistare delle dosi anche gli stessi ragazzi si lasciano comprare per consumare delle sostanze. Quindi il dramma in Italia c'è, anche se rispetto a quello della prostituzione minorile la percentuale è più bassa, ma comunque c'è questo fenomeno che sta crescendo, dove anche diversi vengono nascosti, diciamo, non portati direttamente sulle strade, ma vengono adescate tramite appuntamenti attraverso i loro aguzzini. Ci sono anche ragazzi che purtroppo vengono presi, rapiti addirittura, dove non si sa più la loro fine, e vengono poi mandati in altre zone. E quindi noi come Beth Shalom Onlus siamo presenti, grazie a Dio, sul territorio nazionale, ma ancora di più vogliamo anche verso questa categoria di bambini che vengono, diciamo, sfruttati sessualmente da questo punto di vista, continuare ad effettuare un lavoro, diciamo, lavoro di recupero e di assistenza. Questo è quello che fanno lì a Beth Shalom. Noi ringraziamo il Signore per il loro operato. Ma passiamo ad un aggiornamento direttamente sulla situazione afghana che riguarda appunto i cristiani. Diamo la linea in questo momento ad un video che ci ha preparato il direttore della missione Porta Aperte Italia, il fratello presidente Christian Nani. In tanti ci chiedete informazioni sulla Chiesa in Afghanistan, perché in tanti state pregando per questa complessa situazione. Un breve video per darvi alcune risposte alle domande che ci state ponendo. Esiste una Chiesa in Afghanistan? La risposta è sì, esiste, ma non è una Chiesa ufficiale, è una Chiesa clandestina, molto diversa da quelle che abbiamo in mente o vediamo qui in Italia. La Chiesa e quindi i credenti nascosti in questo paese sono braccati in qualche modo, ci chiedete, sono cacciati dai talebani, ci sono casi di tortura di cristiani? Bene, ci sono tante informazioni, girano tante informazioni e tante voci, girano anche delle fake news e alcune organizzazioni diffondono messaggi a nostro avviso esagerati su questo. Il numero di credenti afghani è piuttosto piccolo. Questo li rende più difficili da raggiungere. Vengono cacciati, vengono braccati in questo momento? Sono sicuramente un bersaglio, questo è poco ma sicuro. Quando in Afghanistan in questo momento ricevi la visita da parte dei talebani, vogliono vedere se sei un buon musulmano, secondo ovviamente i loro standard. Quindi se sei un cristiano, non solo sei un cattivo musulmano, sei addirittura un apostata, sei un affronto, una vergogna per l'Islam e per l'intero paese, e quindi sarai preso di mira. I talebani danno la caccia a chiunque non sia con loro, per così dire. Se sei cristiano non sarai risparmiato, ma se il tuo vicino di casa non talebano entrasse in casa tua, tu che sei cristiano, e ti facesse a pezzi, rimarrebbe impunito? Certo, questa è una risposta che possiamo dire con un secco sì, perché i talebani stessi lo legittimerebbero
e di fatto lo esigerebbero, anche se il vicino di casa non è di fatto un talebano, ma è un semplice musulmano. Quindi la situazione è veramente complessa. Di chi si può fidare in questo momento, un cristiano afghano ex musulmano nella sua terra? La risposta è di nessuno. Molti dicono che negli ultimi 20 anni i cristiani erano molto più sicuri e la Chiesa è cresciuta a dismisura. Beh, la Chiesa può essere cresciuta, lo è, centinaia, qualche migliaia di cristiani nascosti, ma ha poco a che fare con la sicurezza extra portata dalle truppe occidentali e quindi dalle truppe americane, inglesi, italiane, eccetera. Ha a che vedere piuttosto con il coraggio e la fede di questi uomini e donne che accettano Cristo come loro salvatore in quella terra. E lo so, questa che ho detto può sembrare una bellissima frase ad effetto, ma vi voglio portare le prove di tutto questo. La prova di quello che vi dico, la prova del fatto che la fede in Afghanistan, la fede cristiana è cresciuta nonostante tutto e non di certo per la maggiore sicurezza che portavano le truppe occidentali, la prova di questo è la World Watch List, la mappa della persecuzione che Porte Aperte ogni anno pubblica. Perché lo dico? Perché l'Afghanistan è in seconda posizione in questo momento e qui i dati che vedete nella vostra mappa, se ci conoscete e l'avete a casa vostra, sono dati relativi all'anno scorso, a ben prima di tutto quello che stiamo vedendo adesso. Inoltre l'Afghanistan non è stato sempre il numero due di questa lista. Il punteggio della persecuzione in questo paese è aumentato anche negli ultimi 20 anni. Ora semplicemente si aggiunge, e dico semplicemente tra virgolette, il pieno controllo da parte dei talebani. Quindi la situazione non va che peggiorando probabilmente. Ci avete chiesto se noi aiutiamo le famiglie in fuga, la risposta è sì, lo facciamo tramite partner locali nella regione, ma vi prego, dobbiamo essere molto cauti per proteggere i nostri amici, quindi non possiamo dire più di questo. Colgo poi l'occasione anche di ringraziarvi per la fiducia che date a Porte Aperte, alla nostra missione e al lavoro che facciamo con coloro che fuggono dall'estremismo islamico in quella regione, ma anche in altre, come in Medio Oriente e come in Africa, per esempio. Non mi resta che continuare a chiedervi di pregare per il popolo afghano in generale e per coloro che in questo popolo hanno conosciuto Cristo, sia che in questo momento si trovino in Afghanistan ancora, o in un campo profughi, o nel duro viaggio alla ricerca di un futuro e di maggiore sicurezza. Dio vi benedica e grazie. Grazie Christian, continuiamo a pregare per il lavoro di Porte Aperte che, come abbiamo potuto sentire, affianca i cristiani in questo momento davvero molto delicato per l'Afghanistan. Diamo ora la linea a Mary Stellato che ha intervistato per noi il caro carissimo Vincenzo Abate. A te Mary la linea. Buongiorno Michele e buongiorno ai nostri telespettatori. Io sono Mary e vi do il benvenuto alla nostra rubrica Il Soprannaturale. Questa mattina siamo in compagnia del fratello e pastore Vincenzo Abate. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno a te, grazie per aver partecipato alla nostra intervista nonostante i tuoi numerosi impegni. Il fratello è il fondatore di Adolescenza Estrema e si occupa di giovani, quindi lavora con i giovani ed in modo particolare ha approfondito l'argomento dell'occultismo, che è quello di cui parleremo questa mattina. Solitamente noi nella nostra rubrica ci occupiamo di raccontare storie che parlino dell'opera di Dio e dello Spirito Santo, ma esiste purtroppo un soprannaturale che non è buono e non viene da Dio, e quindi di questa attrazione che è nel mondo dei giovani, degli adolescenti, ma non solo, di essere quindi attratti da questo mondo. Da questo mondo si è attratti, ma non si entra soltanto purtroppo con riti magici e con sedute spiritiche, ma ci sono anche degli strumenti che sembrano molto innocui, ma che sono altrettanto
altrettanto pericolosi. Sto parlando di un certo tipo di musica, di serie TV, film e telefilm che parlano appunto di magia, di occultismo e di spiritismo. Ma passo la parola al fratello che ci spiegherà meglio di cosa parliamo. Prego, fratello. Grazie, Dio benedica ognuno di voi, grazie per questa bellissima opportunità. Sì, come detto, oltre ad occuparmi oggi di una chiesa, da oltre 20 anni siamo nel ministero con mia moglie di adolescenze estreme. Tra i tanti argomenti che abbiamo sviluppato negli anni, un topico è proprio quello dell'occulto, ovvero come l'occulto sta cercando di influenzare le nuove generazioni. Tutto è nato studiando e approfondendo quello che è l'influenza della festa di Halloween dopo un'esperienza che io feci in Scozia. Da lì io mi sono ritrovato a studiare la moderna stregoneria, il satanismo, eccetera, e mi sono addentrato in un mondo che poi ho visto molto vicino alle nuove generazioni. Un mondo che, come tu dicevi, sta cercando di influenzare, di dettare la regola, e lo fa in un modo molto, ma molto sottile. E quindi ne approfitto per dire che quest'anno uscirà anche il libro su questo argomento, Io sono una luce, come l'occulto influenza le generazioni. Quindi questa intervista, che come potete capire avrà breve durata, ma vuole accendere una luce in un mondo di tenebre. Questo vuole essere di aiuto e di supporto, perché girando tante chiese di tutte le denominazioni posso riscontrare, posso dirvi che ho trovato questa problematica non solo nei ragazzi del mondo, ma anche i ragazzi dentro la chiesa. C'è un'attrazione incredibile per quello che è l'occulto. Perché i ragazzi sono attratti dall'occulto? Io lo spiego bene in un capitolo del libro. Prima di andare a come si viene attratti, perché oggi i ragazzi sono attratti dall'occulto e chi sono i ragazzi attratti dall'occulto? Oggi i ragazzi vengono attratti dall'occulto perché c'è la mania del tutto e subito, del facile, e l'occulto in maniera diciamo subdola ti promuove questo. Vuoi questo ragazzo, vuoi risolvere questo problema, vuoi migliorare il tuo aspetto fisico, lo puoi avere tutto e subito. È un altro terreno fertile su cui l'occultismo, anche col lockdown, è andato ad amplificarsi, è la solitudine. Portare i ragazzi ad isolarli, portarli a fare stare soli, tutto questo sta diventando una grande attrattiva per quello che è il mondo dei giovani e degli adolescenti. I ragazzi, sentendosi sempre più soli e avendo questo desiderio di emergere, si sta creando la piattaforma base per mettere reti in quello che è la moderna stregoneria, il moderno satanismo. Come diceva la cara sorella, è vero, la tendenza è cambiata. Molti, quando pensano all'occultismo, pensano subito al discorso del rituale, della cartomanzia, dell'oroscopo, ovvero tutte pratiche legate al mondo dell'occulto che arrivano però in un secondo step. Quello che oggi sta attirando è la modalità di attrazione e di adescamento dei ragazzi, e vi dico dei bambini, è quello di abituarli all'occulto. E allora ecco che ci vengono propinati cartoni animati, serie TV, videogiochi, giochi da tavola, e potrei continuare. Che cosa fanno? Ti presentano la stregoneria, la moderna stregoneria, come qualcosa di buono, come qualcosa di bello, come qualcosa di positivo. Immaginate che su TikTok, che è l'app del momento per quello che riguarda soprattutto il mondo dell'infanzia e della preadolescenza, soltanto nel 2020 l'hashtag in inglese Witch for TikTok ha avuto milioni di visualizzazioni. E quando tu entri in quel hashtag, quando tu vedi che può capitare a chiunque nei per te di vedere, non è semplicemente quello che potrebbe essere un gioco di prestigio, no. Si presentano adolescenti che presentano la magia nelle sue forme reali, con reali rituali che ti insegnano come fare un filtro, come conquistare il ragazzo, come risolvere questo problema, come rispondere al professore che ti ha dato una nota, come ricevere questo dai propri genitori. E tutto questo sta attirando migliaia di ragazzi. Nel libro
io parlo anche di tante statistiche, di tante storie, di persone, anche alcune cresciute nel mondo evangelico, che non vi scandalizzate, oggi hanno abbandonato la fede e sono tra le principali influenzatrici della stregoneria moderna. Quindi il mio invito è quello di fare aprire gli occhi, soprattutto non solo ai ragazzi, ma anche ai genitori, agli educatori responsabili, perché veramente dobbiamo stare attenti a cosa i nostri ragazzi guardano, a quello che leggono, a quello che ascoltano, e tutto questo, voglio essere molto chiaro, non è una caccia alle streghe, non è un vedere demoni dovunque, non è un dare potere al diavolo, ma è capire ed essere attenti, come dice la Bibbia, affinché la luce che è in noi non diventi tenebre, affinché noi possiamo smascherare e portare luce in un mondo di tenebre. Molto spesso noi nascondiamo la nostra luce o permettiamo alle tenebre di vincere sulla luce, ma se noi diamo ai ragazzi, alle nuove generazioni, amore e passione per Gesù, la luce è destinata a vincere sempre. Okay. E quindi questo è il mio grande invito. Non so se volevi farmi qualche domanda precisa. Un'ultima domanda, perché hai spiegato bene sia come si entra in questo mondo, sia le motivazioni e sia anche i pericoli a cui si è destinati una volta entrati in questo mondo. Volevo chiederti, tu con la tua associazione, cosa fate per far capire ai giovani che questo è un pericolo, e soprattutto cosa dite per far sì che questi giovani si allontanino e quindi escano da questa influenza del maligno e dell'occulto? Allora, è molto bella questa domanda che mi hai fatto, perché è importante oggi il come noi diciamo le cose alle nuove generazioni. Quello che dico sempre io quando faccio formazione anche ai genitori e educatori è che noi come Chiesa dobbiamo imparare a dare a questa generazione il valore che c'è dietro al comandamento, perché molto spesso noi abbiamo dato il comandamento senza dare il valore. Faccio un esempio: è sbagliato e diabolico fare questo, stop. È sbagliato anche in campo, abbiamo tutte queste influenze del campo sessuale. È sbagliato oggi che tu hai rapporti prematrimoniali, perché lo dice la Bibbia. Punto. Get great deals at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $4.87 per pound, or 3-ounce packs of wild-caught lobster tail for $4.87 each with digital coupon. Limit 2 packs of steaks and 4 packs of lobster. Also this week, get fresh whole Dungeness crab for $4.97 per pound with digital coupon. Limit 4. Plus, shop the sparkling wine sale and get 30% off all 750 milliliter or larger bottles of sparkling wine. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Così non servirà ad aiutare le nuove generazioni. Sapete perché? Perché il cartellone pubblicitario gli dice che lui non solo può avere rapporti prematrimoniali, ma li può avere con ragazzi dello stesso sesso, eccetera. E così, anche con questo argomento, noi dobbiamo portare i ragazzi a innamorarsi del valore che c'è dietro al comandamento. Dobbiamo farli innamorare della luce che c'è dietro, che è Gesù, per poi dare quello che è il comandamento. L'approccio che noi diamo è sicuramente innanzitutto creare un'atmosfera di amore, far sì che i ragazzi possano essere veri, esprimere le loro problematiche. Se un ragazzo è attratto da alcune cose, il nostro scopo è farlo aprire, fargli uscire fuori quello che ha, capire dove sta arrivando, quali sono i rischi e quali sono i pericoli, così che noi lo possiamo aiutare. Ecco che organizziamo conferenze a tema, ecco che organizziamo momenti di a tu per tu a tema, ecco che il libro è uno strumento scritto in modo semplice dove il ragazzo si va a immedesimare. Io ho fatto conferenze su Io sono la luce anche in ambienti secolari, non solo nell'ambito evangelico, e ricordo che ho avuto una enorme conversazione quando ho approfondito
approfondito l'argomento di Harry Potter con ragazzi che erano esperti. E posso dirvi, cari amici, che nessuno di loro alla fine, anche se parliamo di, ripeto, di ragazzi che non erano del mondo evangelico, nessuno di loro alla fine ha condannato e ha avuto da ridire quello che io dicevo. Perché? Perché io sono entrato dentro l'argomento, sono entrato dentro quel mondo. Questa è un'attività che molto spesso come Chiesa non vogliamo fare. Si tratta di sporcarci le mani, si tratta di andare a capire cos'è che sta influenzando i nostri figli. Non solo è diabolico e basta, non solo è sbagliato e basta, ma ecco che Dio ha messo questo desiderio nel mio cuore, ha messo questo peso, e quindi sono andato dentro quel mondo. E quando ho capito il reale pericolo, i ragazzi hanno capito: aspetta, aspetta, questo è uno che conosce quello che sta parlando e ci sta proponendo la luce anziché le tenebre, ci sta dicendo perché è meglio la luce anziché le tenebre. E quindi io invito tutti, invito veramente tutti ad aprire gli occhi e essere attenti, perché vi posso garantire che tantissime serie Netflix, tantissimi cartoni animati, kids, non fanno altro che propinare la stessa simbologia della moderna stregoneria. E attenzione, per concludere, la stregoneria moderna non dice nei suoi capisaldi, io nel libro metto quello che sono i principi cardini della moderna stregoneria, e troverete che non dice per prima cosa devi adorare questo deo o devi adorare questa dea o devi fare questo rituale. No, dice: togli dalla tua testa il concetto di peccato e di salvezza. Togli dalla tua testa che c'è un Dio superiore e fa emergere da te stesso quello che ti fa stare bene. Tutto quello che porta e sta portando a questa generazione a fare che cosa? Ad adorare se stessi, a dire tutto quello che vuoi lo puoi ottenere. Ecco che leggi andranno in quella direzione, e i ragazzi saranno spinti in quello, perché ci sarà sempre chi dice: se ti fa stare bene, fallo. E non è altro che lo spirito che sedusse la donna nell'Eden. Quello spirito che non disse, il diavolo non disse adorami, disse adora te stesso, metti te stesso al primo posto. E questo è il pericolo in cui sta andando incontro questa generazione. Quindi Chiesa, apri gli occhi, perché io e te possiamo essere una luce, perché Gesù è la luce in noi. Amen, amen. Fratello, grazie per i tuoi consigli, grazie per aver avvisato sui pericoli di questo mondo. Chi volesse approfondire può visitare la tua pagina Adolescenza Estreme, dove troverà i contatti e tutto quello che serve per mettersi appunto in contatto con voi. E noi, e non solo, se mi permetti, proprio su questo argomento c'è una pagina Facebook che si chiama proprio Io Sono la Luce, che è quella che sta anticipando tutti quelli che sono i contenuti del libro che uscirà quest'anno. Benissimo, grazie fratello, ti ringraziamo a nome di tutti i telespettatori. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Soprannaturale. Arrivederci. Grazie, Dio vi benedica. Grazie, grazie Vincenzo e grazie Mary per questo servizio che ha messo ancora enfasi su quanto stiano in pericolo i nostri ragazzi, per quanto il nemico stia puntando sugli occhi, sulla vita dei ragazzi a tutti i livelli e in tutte le nazioni. Lo abbiamo appunto anticipato con l'argomento di apertura. Ma vogliamo, prima di andare avanti, darvi qualche notizia di servizio, e lo vogliamo fare quest'oggi con un video in cui Marianne ha aperto il pacco dei calendari Parole di Vita 2022. Lanciamo l'unboxing. Finalmente è arrivato il mio pacco Parole di Vita. Scopriamo il contenuto della scatola, anche se già so che ci sono i calendari, ma so che ci sono degli omaggi dentro, quindi voglio vedere insieme a voi cosa c'è in questa scatola. Qui. Ecco il Vangelo di Giovanni, bello, molto pratico, leggero, facile da distribuire, molto bello anche queste, immagino che queste parti in rosso sono le citazioni di Gesù, penso sia così, bellissimo, bellissimo, sicuramente belli da regalare. Poi c'è il libro e il manifesto, non conosco di che cosa parla questo libro, ma è un libro omaggio che Parole di Vita mi ha spedito nel pacco. Ok, questo nel caso vogliamo fare delle offerte a Parole di Vita. Questi sono del tipo biglietti da visita,
presentano il canale Parole di Vita, il 245, Digitale Terrestre, tutti i vari social, quindi magari se vogliamo invitare qualcuno a vedere e a seguire Parole di Vita possiamo regalare un biglietto insieme magari al Vangelo di Giovanni, al calendario, e dietro c'è anche un comodo calendario tascabile, molto comodo e pratico, addirittura c'è un righello, io che non ho mai a portata di mano un metro, può essere interessante averlo a portata di mano, perché no? E poi vediamo, ce ne sono tanti, poi vediamo che ci sono tanti calendari, ma noto che ci sono colori diversi. Sono carini, dai, anche se vuoi fare più di un regalo, è carina l'idea che sono più colori. Oh, ne sono tantissimi. Ah, mi sono ricordata una cosa, che una mia amica ha detto che questi si possono addirittura appoggiare. E infatti così è. Molto carino, sì. D'appoggio così. Beh, vi consiglio proprio di ordinarli. Alla prossima. Offerta estate. Con la formula di pagamento anticipato puoi ricevere 100 calendari a soli 60 euro più spese di spedizione. Affrettati. Chiama allo 0975 37 22 10. Offerta valida fino al 21 settembre. I nostri amici attraverso i calendari. Mentre ripristiniamo il collegamento con Daniele Pollastrella, intanto noi vi anticipiamo che domani a Review avremo proprio Gennaro Chiocca in un'intervista dedicata al valore del discepolato, a quanto è importante per i cristiani, per la Chiesa di oggi, ricucire di nuovo i pilastri del discepolato che sono tanto necessari per la crescita della Chiesa locale, del risveglio personale, ma anche per vedere molte anime in modo fruttuoso essere raggiunte dall'Evangelo. Quindi chiedo alla regia se abbiamo ancora, non c'è ancora collegato con noi, ripristinato il collegamento, quindi intanto vi anticipo che potete continuare a telefonarci, a mandare i vostri messaggi al 379 27 10 854, perché è questo il numero della redazione dove possiamo rispondere per suggerirvi un gruppo di credenti a voi geograficamente vicino, ma anche perché no, esservi di aiuto in messaggio, con qualche messaggio di servizio o per mettervi in contatto con gli ospiti che sono stati in questa puntata, o perché no, magari anche per ordinare la vostra confezione di calendari, il box. Come appunto diceva Marianna in questo piccolo video, è molto utile perché all'interno contiene anche gli strumenti necessari e importanti per evangelizzare. Quindi ricordiamo di approfittare di questa promozione in questo periodo dell'anno, perché in altri periodi costerebbe di più. Quindi ringraziamo il Signore anche per queste opportunità che ci consentono di continuare ad evangelizzare la nostra nazione. Ancora voglio spendere qualche parola che riguarda appunto la staffetta di preghiera che ha visto protagonista la nostra rete ieri. È stato bello passare alla presenza del Signore ben 12 ore non stop, per quanti ci avete seguito. Abbiamo raccolto tante segnalazioni, tanti messaggi, avete pregato con noi, abbiamo avuto davvero la sensazione, questo sono convinto di non temo smentita il nostro pastore Cataldo, abbiamo avuto la sensazione di stare alla presenza di Dio tutti insieme, come se fossimo veramente un solo uomo, di pari consentimento, nella intercessione della Chiesa in Italia verso appunto il nostro Padre per i temi, abbiamo anche ieri parlato e trattato e pregato proprio per i cristiani perseguitati in Afghanistan e il risveglio personale. Quindi se non c'è ancora Daniele collegato con noi, quindi vorrei leggere a questo punto, se mi è concesso, per condividere con voi un momento di personale meditazione, il Salmo 29, dentro al quale leggiamo una promessa straordinaria che il Signore rivolge ai suoi figli, al suo popolo, ma anche un invito a considerare l'attributo di Dio che è quello dell'onnipotenza. Il Salmo 29, scritto dal nostro cantautore più conosciuto, appunto Davide, dice: date al Signore, o figli di Dio,
Date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà, la voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto, il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve, e nel suo tempio santo tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede per sempre re sovrano. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Questo salmo evidenzia quanto sia onnipotente e onnipresente il Signore al di sopra, leggiamo, del diluvio, quindi al di sopra delle circostanze apparentemente più difficili nelle quali possiamo trovarci, il Signore risiede sovrano. E poi aggiunge che la voce del Signore ha un ruolo importante, quindi ti invito, prima di passare il collegamento a Daniele, a considerare quanto sia importante ascoltare la voce di Dio, perché potresti trovarti in un grande diluvio, in una grande circostanza, ma non sentire più la voce di Dio. Allena questa mattina, fai quadrato intorno alla tua situazione e dici: Signore, ho bisogno di riascoltare la tua voce. Aiutami a capire che cosa ostacola il tuo messaggio alla mia vita. Ma non mi dilungo oltremodo e do il collegamento a Daniele Pollastella, che il pastore Daniele che è qui collegato con noi. Vediamo se è ripristinato il collegamento. Eccolo, lo vediamo. Forse è frizzato, è bloccato perché ci sono difficoltà appunto di connessione. Daniele, ci senti? No, Daniele è bloccato. Ci dispiace per questo, per questa problematica. La diretta sempre nasconde delle insidie particolari. Ma questo mi fa sentire di continuare a parlarvi della voce del Signore. La voce del Signore è al di sopra del diluvio, diceva questo salmo. Sembra quasi che questo cantautore, appunto Davide, sapete, nella Bibbia ci sono libri profetici, libri di poesie, c'è un libro d'amore, c'è un libro che parla dell'amore, del sentimento di una donna, e c'è anche un libro di canzoni. Nella Bibbia c'è veramente tutto quello che ho raccontato. E appunto il Salmo, i Salmi, sono un libro fatto di canzoni. Davide, quando cantava e scriveva questa canzone, non è altro che quello, il Salmo, appunto si ricordava di quello che è accaduto nel diluvio con Noè. Vi ricordate, Noè nel diluvio ha dovuto raccogliere la sua famiglia, metterla al riparo da questo grande evento che stava per distruggere l'intera terra. Ad un certo punto il Signore ha messo da parte appunto i suoi, quelli che hanno deciso, li ha rinchiusi in un'arca e ha fatto piovere sulla terra, distruggendo ogni forma di vita che era sintomatica del male che stava regnando in quel momento. Li ha messi in un'arca, pensate un po', quella gente chiusa per 150 giorni in un'arca, che cosa significava per quelle persone? Non capivano cosa stesse accadendo lì fuori, per la prima volta sballottati in quest'arca, quindi tenuti lì da parte, protetti in quell'arca. Il Signore che regna sovrano sul diluvio ha dovuto operare un grande diluvio per azzerare, per resettare quel male che c'era. È esattamente quello che probabilmente stai vivendo in questo momento. Stai vivendo una circostanza nella quale dici: Signore, ma perché devo vivere questa difficoltà? Qual è il motivo per cui devo vivere questa difficoltà? Quello che il Signore ti dice è che non conosci quello che sto operando intorno a te, e questa difficoltà è il male minore per proteggere la tua anima, affinché tu possa restare in contatto, in connessione con me. Dio ti dice: stai sereno, vivi questa circostanza in continua
dipendenza da me, perché io sto operando un grande miracolo nella tua vita. Chiedo alla regia se ci sono novità sul pastore. Vediamo Daniele, e sono felice di... Eccolo! Daniele, ti sentiamo, ti vediamo e ti sentiamo. Sì, Michele, purtroppo la connessione non è stata, diciamo, nostra amica, ecco, più che altro. Guarda, questa breve interruzione mi ha concesso di dare una parola che avevo sul cuore, quindi sono probabilmente felice e racchiudo tutto ciò nella volontà di Dio. Adesso però ti diamo la gloria a Dio. Diamo altro tempo, perché siamo desiderosi di sapere quanto il Signore ha messo sul tuo cuore a proposito di bambini, che è l'argomento principale che ha aperto la nostra puntata e ha anche poi tenuto centro testa all'interno dell'intervista tra Mary e Vincenzo. A te la linea, Daniele. Bene, vediamo che c'è. Faccia a tutti. E buongiorno. Come dicevo, questa mattina sono contento, ringrazio il Signore ed anche Parole di Vita, fratello Michele Cesare e tutti i collaboratori per questa opportunità di poter esprimere quanto il Signore ha messo anche sul mio cuore in questa mattina. Abbiamo ascoltato delle diciamo cose che avvengono purtroppo nella vita di tanti ragazzi, di tanti bambini che sono vittime di abusi sessuali, di schiavitù, e noi vogliamo, attraverso la parola di Dio, vedere questa mattina quanto il Signore vuole fare e può fare nella vita dei bambini, dei ragazzi. Noi crediamo che la parola di Dio è l'arma meravigliosa, potente, che è in grado di operare nella vita degli uomini, ma non solo, anche nella vita dei bambini. E quindi, a proposito di questo, volevo leggere un passo che troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, dal versetto 13. Un testo che ci parla proprio di quel che Gesù pensa dei bambini. Marco, capitolo 10, versetto 13, Dio sia lodato. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità, io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. E presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. E credo che già attraverso la lettura di quello che Marco scrive, ispirato dallo Spirito Santo, in merito a quello che Gesù dichiarerà rispetto ai bambini, ci apre il cuore. Gesù ama profondamente l'uomo, l'umanità, ma ama profondamente anche i bambini. Ed è meraviglioso poter considerare come Gesù interviene verso la vita dei bambini. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, e credo che questo sia il desiderio di tutti i genitori. Se ci sono genitori che non hanno ancora compreso l'importanza di lasciare che i loro bambini, i loro figli vengano toccati da Cristo Gesù, e questa mattina lo Spirito Santo ti vuole portare a comprendere, ti vuole dire, a te che sei in ascolto, magari anche per la prima volta, che il Signore ama profondamente
i bambini, e che poi, tra le altre cose, fratelli cari, amici, gli stessi figli che noi riceviamo sono un dono di Dio, come la parola di Dio ci mette in evidenza. Un dono prezioso, un dono meraviglioso che il Signore fa alla vita di una coppia, maschio e femmina. Appunto, metto in evidenza l'importanza di quello che la parola di Dio dice in merito anche alle argomentazioni che abbiamo trattato rispetto alla privazione di identità dei bambini, alla privazione di identità che Dio ha dato all'uomo e alla donna, che purtroppo il subdolo messaggio diabolico del diavolo vuole portare a credere che non sia così. Ma in effetti gli presentavano dei bambini perché li toccasse, e io credo, e credo per quanti sono concordi e sono in ascolto, che il desiderio di noi genitori è quello che i nostri figli principalmente vengano toccati da Cristo Gesù il Signore, che la loro vita venga benedetta dal Signore, che possano crescere nelle vie di Dio, che possano ricevere insegnamenti già dalla fanciullezza alla meravigliosa persona di Gesù. Credo che i genitori, anche in particolar modo quelli cristiani, debbano far sì che i propri figli possano essere portati a conoscere Gesù. Dobbiamo lasciare che i nostri figli si innamorino come noi della persona di Gesù. Gesù che ha salvato le nostre vite, Gesù che ha cambiato i nostri cuori, Gesù che ci ha dato un avvenire ed una speranza, Gesù che ci ha liberato dal peccato e dalla morte, Gesù che ha scritto per mezzo dell'opera del Calvario, attraverso il sangue, il suo sacrificio, il nostro nome, che lo abbiamo accettato nel libro. Gesù deve essere conosciuto. Gli presenta non so se c'è il mio audio, ma non ci dice quali bambini erano, non ci dice manco di quale categoria sociale erano. Gli presentarono dei bambini, perché non c'è assolutamente categoria sociale che debba essere discriminata. Tutti i bambini a livello globale, di tutti i bambini, e questo è tutto. Persona meravigliosa di Cristo, già dalla fanciullezza. Viviamo un mondo purtroppo in tante situazioni viene negata la possibilità a altre credenze, attraverso altre culture, di poter fare in modo che i bambini possano conoscere la persona meravigliosa che è Gesù. Gesù è amore, Gesù è pace, Gesù è verità. E quindi l'obiettivo di noi credenti, ma l'obiettivo di quanti non hanno conosciuto il Signore, mi permetto di dire, porta Gesù. Sapete, nel libro troviamo due strade. Interruzione del collegamento, ma la diretta con il pastore Daniele purtroppo non può essere. Non può proseguire perché c'è questo problema legato appunto alla connessione, ma noi ringraziamo il Signore perché è stato sufficientemente chiaro questa mattina, ha voluto darci un'indicazione chiara, che è quella appunto di portare i nostri bambini,
i nostri figli alla sua presenza, in un tempo in cui è necessario attorniare i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri bambini della presenza del Signore prima che qualcun altro occupi quello spazio. Ringraziamo il Signore per quanto ha operato ancora questa mattina, per come ci ha concesso di fornire svariati messaggi per allarmare e allertare la nostra attenzione. Ringraziamo anche il pastore Daniele e lo invitiamo, appena avrà ripristinato il collegamento, lo reinvitiamo ad una nostra diretta per condividere ancora qualche altro tema insieme. E ringraziamo anche voi, ringraziamo per averci seguito, per aver seguito i nostri servizi, e vi diamo appuntamento a domani con una puntata speciale, come già accennavo prima. Domani avremo con noi il pastore Gennaro Chiocca, col quale appunto osserveremo i pilastri del discepolato. Ma vi suggeriamo di continuare a rimanere in contatto e sintonizzati su Parole di Vita, perché a breve avremo alle ore 10:30 una nuova puntata in diretta della Voce del Pastore. Quindi vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domani, e non mi resta che lasciarvi un grande Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.